Ciao e benvenuto in un nuovo vlog. Ho appena finito di caricare il Dario Lander che ci hanno invitato a passare qualche giorno in uno degli hotel più belli di tutte le Dolomiti. Ecco l'hotel, praticamente l'hotel è dislocato in tutto questo bosco. Provi a vedere questa stanza perché è completamente senza senso, è tipo l'hotel più bello dove siamo mai stati. È l'ingresso e qua c'è una cabina armadio, dopo la cabina armadio sulla sinistra c'è il bagno e il bagno è grande come casa mia in montagna all'incirca. Questa è la sauna, questa qui è la doccia che è un piccolo appartamento e qua c'è la vasca dell'imperatore, raga. Due lavandini per non contendersi il lavandino. Qua c'è un'area lavoro, qua un salottino, poi c'è la camera da letto, punto forte perché camera da letto con divano gigantesco. Qua c'è un caminetto finto, finto ma vero, cioè la linea è tridimensionale. E poi c'è una bellissima vista qua fuori. Qua c'è la busta con il programma di questi giorni che ci hanno preparato. Quindi oggi dalle 17, introduzione al programma spa, percorso energetico. Saranno tre giorni molto impegnativi. Sono le 17.07 e sto per fare una chiamata con Enrico Pandiano e il team di Marketers che vediamo se possono nascere alcune sinergie. Enrico è un grande startup italiano, non so se lo conoscete, ha fondato Supermercato 24, che poi è diventata Everly. Ora sta fondando La Vita Camp, sarà un progetto molto interessante perché è una forma di glamping con un suo format e ci stiamo chiedendo come possiamo trovare delle sinergie tra La Vita Camp, Yoga Academy, Marketers. Sono le 18.30, ho finito tutte le call e stiamo andando nel centro benessere. C'è un tipo che sta facendo snorkeling, non so cosa guarda, ma è lì che si tuffa, fa snorkeling, incredibile. È veramente imponente, ma è super imponente questo hotel. Che spettacolo è questo braciere, bellissimo. La nostra camera è lì da qualche parte. Danny mi riprende perché urlo, e in questi ambienti non bisognerebbe urlare. E io invece la riprendo perché va nei super hotel vestita tipo Bill Gates o Steve Jobs, ossia di merda. Come i veri super miliardari fanno e se ne frega. Non possiamo andare in sala fitness con le ciabattine e il costume bagnato. Ma qui c'è un'altra piscina ancora, ma è bellissima. E noi invece... Allora, la palestra è tutta made in Technogym, bellissima. Stavamo per andare in spa a fare la sauna giù, poi abbiamo detto abbiamo la spa in camera, per una volta sfruttiamola. Sono le 19.50, stavamo per andare a cena, hanno bussato alla porta e ci hanno consegnato il profumo da mettere sul cuscino e una tisana bio per fare sonni tranquilli. È troppo contenta perché dice che il sogno di ogni donna è avere un lavandino separato dal proprio uomo. Stiamo andando a cena. Comunque posso dire che sto invecchiando perché inizio ad apprezzare la vita da hotel, che tipo sai dove fare colazione, sai dove pranzerai, sai dove cenerai. È bellissimo viaggiare, la mia più grande passione, ma ogni tanto essere viziati. Amore, ogni persona che incroci in questo hotel può essere un potenziale investitore di Yoga Academy. A noi. Ragazza, sera menù interamente vegetariano, veramente coraggioso. Buongiorno raga, sono le 7:15, c'è una vista bellissima. Prima cosa che faccio appena sceso dal letto è entrare in doccia e fare una doccia ghiacciata, che per me è meglio del caffè. La seconda cosa che faccio appena sveglio è fare un po' di qigong, che mi aiuta a iniziare molto bene la giornata. Il qigong dà energia, ti fa sentire radicato, fa bene ai muscoli, crea flessibilità. Andiamo a fare colazione. Wow, buffet 1, buffet 2, buffet 3, buffet 4 là in fondo. Oh, vabbè raga, questa colazione è infinita. Sono quasi le 9 e quelli dell'hotel ci aspettano per un'attività outdoor. Allora abbiamo messo i lamponi e adesso andiamo a fare una passeggiatina in questi posti bellissimi. Sai che facciamo una cosa molto easy perché siamo in gruppo. Che spettacolo, raga! Bellissimo! Ho fatto una corsetta per distaccare il gruppo e fargli delle foto. Sto morendo! E poi il resto della giornata l'abbiamo passata a lavorare perché sì, bisogna fare anche questo. E quindi ho lavorato, ho letto, mi sono rilassato al sole e questo è il giorno dopo. Se tutto va come deve andare, oggi realizziamo un grande sogno,
perché andiamo a scavare un buco in un lago e facciamo il bagno nell'acqua ghiacciata in un lago, cosa che sogno di fare da sempre, ma che non ho mai fatto. Praticamente abbiamo scoperto che Stefano, la guida alpina che ci ha portato ieri a camminare, è un amante del metodo Wim Hof, anche lui fa i bagni nell'acqua ghiacciata. Quindi potrebbe essere l'uomo che ci permetterà di realizzare questo grande sogno. Sei pronta? Io non direi niente in anticipo. No, no, lo facciamo, vediamo che lo facciamo. Vedrai, vedrai che lo facciamo. Sembra un pazzo, andiamo, sono pronto. Guarda raga quanto sono comode le slitte della Peak Design, senza ogni volta doverla mettere via nello zaino e tirarla fuori. Fai così, tac, e rimane qua, fighissimo. Partiti. Quindi adesso camminiamo semplicemente e cerchiamo di abbinare i passi alle fasi di inspiro. Ogni luogo ha la sua musica, ha il suo suono e lo stesso luogo in diversi periodi dell'anno, in diversi momenti, cambia completamente. Siamo arrivati al lago, che ovviamente non si vede perché è ricoperto di neve e ghiaccio. Siamo stati graziati perché c'è il sole. Vado? Provo? C'è di tutto adesso. Com'è? Fredda. Ciao amici, per chiudere il video, innanzitutto mi trovo in Messico, quindi c'è stato un fast forward. Volevo rispondere ad alcune domande sulla doccia ghiacciata. Ho pubblicato un video sulle mie 4 abitudini principali che hanno impattato maggiormente nella mia vita e la doccia ghiacciata era una di queste. E mi sono state fatte diverse domande, come ad esempio: ma Dario, ma se dovessi iniziare, va bene far prima la doccia calda e poi mettere la temperatura fredda alla fine della doccia? La risposta è sì ma, perché in realtà fare la doccia fredda dopo quella calda è molto più complesso. Senti, un freddo della madonna raga, è complicatissimo, quindi meglio accendere subito l'acqua sul freddo e adottare la regola dei 3 secondi. Cos'è la regola dei 3 secondi? La regola dei 3 secondi dice: se vuoi fare una cosa che ti viene difficile da fare, falla entro 3 secondi dal momento in cui ti viene in mente di farla. Quindi se entri in doccia, apri l'acqua fredda prima che siano passati 3 secondi, perché sennò inizi a pensare. Quando inizi a pensare, raga, alla fine non la fai più. Un'altra domanda che mi viene fatta spesso è: quanti secondi devo farla? Dipende, all'inizio falla poco, fai 5 secondi, fai 10 secondi, fai 30 secondi, poi aumenta di 10 secondi ogni volta, in modo che piano piano sia graduale. Tutti riescono ad aprire l'acqua almeno un secondo, no? Il giorno dopo fai 2 secondi, il giorno 3 fai 3 secondi, vedrai che arriverai a 10, poi arriverai a 30 e già lì ci sono un sacco di benefici. Attorno a 60 secondi è, diciamo, il tempo ideale per riuscire a soffrire poco e ottenere una valanga di benefici. I benefici della doccia fredda, ne abbiamo già parlati, sono l'aumento degli ormoni del benessere, quindi stai da paura, hai serotonina in corpo, ti senti più felice, più sereno, più soddisfatto. Migliora la gestione dello stress, no? Quindi il nostro sistema nervoso simpatico diventa più efficiente nella gestione dello stress quotidiano, quindi diventiamo più tolleranti allo stress. Che se fate un lavoro tipo il mio, gli imprenditori freelancer o siete lavoratori autonomi, raga, questo è uno dei muscoli più importanti da allenare, no? Altra cosa molto importante della doccia fredda è che stimola tantissimo il sistema immunitario, quindi diventiamo più forti, ci ammaliamo meno e ovviamente anche questo nel lungo periodo fa la differenza nella nostra salute e nel nostro stato di benessere psicofisico. Altra cosa, la mattina se fate la doccia fredda appena svegli e siete dei tipi come me che vi svegliate e non riuscite neanche a capire in che parte del mondo state e avete bisogno di un caffè, raga, la doccia fredda è 100 volte più potente del caffè. Provate una volta, vero, soffri le prime volte, ma caspita, dopo stai a bomba, altro che caffè. Hai tutti gli ormoni del benessere in corpo, hai avuto quello shock da freddo che ti ha risvegliato a palla, è incredibile. Soffrirai sempre? Questa è un'altra domanda. Quindi è sempre così come le prime volte? No, tranquilli, le prime volte è difficile, molto difficile, la prima, due, seconda, terza, quarta, fino a 7-10 volte. Dopo inizia a diventare molto più facile, soffrirete meno il freddo e questo è un ulteriore beneficio. Io nella mia vita ad oggi soffro pochissimo il freddo. Se sono in montagna, devo andare a fare un giro di 5 minuti, posso andarci anche in maniche corte, ma posso star fuori anche un'ora prima di andare in ipotermia a petto nudo. L'ho fatto più volte, ho fatto slackline nella neve a petto nudo per un'ora e non mi è successo assolutamente niente, non mi sono ammalato mai per il freddo. Ma se mi espongo al freddo mi ammalo? Non è vero, raga, in realtà il freddo non fa ammalare. Questa è una di quelle cose che si diceva tanti anni fa, quando ancora la scienza non aveva studiato l'effetto del freddo, del caldo sul nostro corpo. Non è il freddo che fa ammalare, è lo sbalzo termico tra il freddo e il caldo. Quando noi andiamo al freddo e poi rientriamo in uno spazio caldo, magari pubblico, dove ci sono tante persone, magari in classe con altri studenti, all'università o in ufficio, le nostre mucose col caldo dilatano i pori, ve la spiego in maniera molto grossolana,
umana, ok? Se qualcuno è più esperto di me e la vuole spiegare bene in termini scientifici, lo spieghi sotto. Oppure chiedetelo a ChatGPT. Quindi le mucose, dicevo, aumentano la probabilità di prendere dei batteri dall'esterno, dei virus, e quindi per quel motivo lì vi ammalate. Ma se state al freddo, nella natura, dove non ci sono batteri, poi rientrate a casa vostra, senza che ci siano altri umani contaminati e contaminanti, non vi ammalate. Certo, ci sono delle controindicazioni, se stai al freddo troppo tempo è ovvio che a un certo punto ti viene l'ipotermia, puoi anche morirci, no? Però lo senti se stai andando in ipotermia, vedi che diventi viola, inizi a perdere, no, la sensibilità nelle mani, nei piedi, quindi il freddo non vi fa ammalare, ok? Non è il freddo che fa ammalare. Poi altre domande, Dario, ma quindi non posso più fare le docce calde? Ma sì che puoi fare le docce calde, io se vado a sciare o il pomeriggio mi devo lavare i capelli, mi faccio una bella doccia calda, non è che sto a farmela ghiacciata. Se è stato, voglio di farmi una doccia ghiacciata, me la faccio ghiacciata. Però quello che per me è importante è farmi ogni mattina una doccia ghiacciata. Riguardo invece l'ice bath, in realtà paradossalmente è più facile l'ice bath della doccia fredda, perché quando tu entri in una vasca piena di ghiaccio, se non ti muovi, a un certo punto il tuo corpo riscalda l'acqua che sta attorno alla tua pelle ed è come se si creasse una pellicola d'acqua che è più calda. Invece la doccia fredda è come se ti lanciasse delle lame addosso e non si crea questa pellicola, quindi la soffre di più. Ecco perché molti dicono, se fai l'ice bath dovresti farlo con una vasca con acqua movimentata, idromassaggio o muoverti di tanto in tanto. Quindi in realtà, come dicevo, non ho sofferto così tanto a fare l'ice bath anche nel lago. Ho sofferto molto di più a fare le docce fredde in Finlandia o in altri posti dove c'è l'acqua nelle tubature veramente congelata. Per me un'altra cosa molto bella della doccia fredda è che vi aiuta a sviluppare forza di volontà. Tante volte vedo le persone che dicono: no, io non ce la potrei mai fare, fare la doccia fredda. Ma certo che ce la puoi fare, è che semplicemente non lo vuoi fare e non hai la forza di volontà per allenare quel muscolo. Quando vi allenate a fare la doccia fredda, che è una cosa nelle tante cose della vita in cui serve forza di volontà, state sviluppando il muscolo della forza di volontà e diventerà più facile fare altre cose che vanno al di fuori della vostra zona di comfort in altri contesti della vostra vita. Questa forse è la singola cosa che più mi ha aiutato nel fare la doccia fredda. Ci vediamo al prossimo video. Grazie e fatemi sapere se vi piacciono questi vlog e se dovrei continuare a fare vlog. Ciao!